il nuovo codice dei contratti pubblici segue, diciamo, una linea di discontinuità rispetto alla previgente normativa e pone almeno tre punti di forza: il principio della fiducia, il principio del risultato e la digitalizzazione. Sono le prime condizioni poste dal nuovo codice. Il principio della fiducia investe sulla persona, funzionario pubblico, ed è strettamente collegato all'idea che le istituzioni, anche la pubblica amministrazione, camminano sulle gambe delle persone. Quindi ridare fiducia alle pubbliche amministrazioni e quindi superare l'idea della cultura del sospetto aiuta certamente a realizzare l'altro punto fondamentale, che è il risultato, cioè la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti devono tendere all'obiettivo, la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione nei confronti dei cittadini, in linea con quanto ci dice l'articolo 97 della Costituzione, cioè l'efficienza e quindi la capacità dell'amministrazione di dare risposte ai bisogni della collettività. Il terzo punto fondamentale è la digitalizzazione. Quindi utilizzare le nuove tecnologie, le piattaforme informatiche affinché tutto sia tracciabile, conoscibile, anche più veloce. Il nuovo codice dei contratti pubblici basa l'attività futura delle stazioni appaltanti e degli operatori economici privati sull'idea dell'invio una sola volta dei dati, quindi semplificando la vita dei cittadini, cosa che è anche sottolineata nel piano nazionale di ripresa e resilienza, che pone un presupposto per l'azione efficiente della pubblica amministrazione, che è proprio quella di semplificare e di sburocratizzare l'azione pubblica. Certamente questo nuovo edificio ordinamentale deve essere raggiunto attraverso alcuni aggiustamenti, uno dei quali è sottolineato nel codice, la formazione del dipendente pubblico, la formazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè si punta molto sull'idea che il dipendente pubblico va formato, che la formazione deve essere permanente e che il benessere della persona dipendente pubblico è il presupposto per il benessere, per la capacità dell'azione amministrativa di realizzare il risultato. Tutto questo ovviamente attraverso le regole della correttezza, della buona fede e della trasparenza. Ecco, oggi i costruttori si confrontano qui a Catania sul tema. Quali saranno gli effetti prevedibili in Sicilia di questa riforma? Ma il codice dei contratti pubblici è grande riforma economica e quindi impatterà anche sul territorio siciliano e sull'attività, diciamo, dei costruttori siciliani, delle stazioni appaltanti, degli operatori economici privati, e quindi immagino che l'effetto sia positivo. È chiaro che tutto questo passa anche da un monitoraggio costante e dalla possibilità di applicazione del codice, cioè le regole da sole non bastano, occorre poi una buona applicazione che, come dicevo prima, dipende anche dalla preparazione di tutti gli attori coinvolti, quindi sia il pubblico che il privato. Da questo punto di vista, gli enti siciliani ritiene siano preparati a questa sfida o abbiano bisogno ancora di tempo? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investe la stragrande maggioranza degli investimenti pubblici, appunto, delle risorse proprio sul territorio meridionale, quindi anche sulla Sicilia, e uno dei punti qualificanti del piano è la missione della formazione. Quindi io insisterei molto sulla formazione dei pubblici funzionari, ma direi in generale di tutti coloro che nella vicenda contratti pubblici sono in qualche misura coinvolti.